euro. Qui su Lingotto la parola che vale 150.000 euro e per la terza sera consecutiva è David Maria a essere qui a giocarsela. Congratulazioni. Ci proviamo anche stasera. Oggi ci siamo quasi, perché sabato dopo Amadeus, dopo i pacchi, quindi dopo Affari Tuoi, grande serata con l'Eredità. Quindi vi aspettiamo, giocheremo insieme a volti noti, a persone che amate. Vediamo un po' come se la caveranno all'Eredità. Non vi posso dire il nome, a meno che non sento che voi proprio lo volete. Posso dirvi che ci saranno, per la scossa, perché torna anche la scossa, ci saranno Massimo Ranieri e Loretta Goggi. Va bene? Evviva, evviva. Adesso David Maria ha bisogno di concentrazione, quindi facciamo silenzio in sala, concentrazione, ok? Ci sei, David? Ci sono. Allora, metti pure la cuffia. Mi senti bene? Benissimo. Perfetto. Allora possiamo partire? Andiamo. Via alla prima coppia di parole. Canto oppure opera? Quale scegli, Davide? Opera. Ghigliottina. E rimbalza. Partiamo bene, passo giusto. Seconda coppia di parole. Hai volo e ritardo. Volo. Ghigliottina. Altro rimbalzo, partito alla grande. David Maria, terza coppia. Scegli tra neve e pura. Neve. Ghigliottina. Ah, stavolta il taglio arriva. 75.000 euro ancora. E penultima coppia tra cui scegliere. Hai fiamma e frutto. Fiamma. Ghigliottina. Ahia, c'è un altro taglio. Ma siamo in fondo con 37.500. Scegli tra queste, David Maria. Orchestra o musicale? Musicale. Ghigliottina. E stavolta rimbalza. 37.500. Opera, volo, pura, frutto e musicale. Da questo momento un ulteriore minuto di riflessione. Forza David Maria.
Perfetto, puoi togliere la cuffia. Estraggo la parola che vale 37.500 euro. E la metto qui accanto alla tua. Speriamo siano le stesse. Speriamo. A un certo punto hai fatto un'espressione particolare, curiosa. Dico la verità. Fatto? Esatto. Che stavi pensando? Diciamo, non sono più ottimista, ma sono meno pessimista di ieri, dai. Resto cauto. È un modo di dire la stessa cosa. Sei meno pessimista, quindi un po' di parole le hai associate. Sì. Diciamo, allora, 4 su 5 secondo me potrebbero esserci, forse anche la quinta, ma vediamo. 4 su 5, forse anche la quinta. Forse anche la quinta, non vorrei sbilanciarmi. La parola che hai scelto è aria. Allora, in realtà già dalla seconda, terza parola, non vorrei essermi fissato troppo, avevi in mente aria, perché ad esempio va pensiero è un'aria del Nabucco di Verdi. Chi spicca il volo lo fa nell'aria, aria. Per aria. Di aria pura ce ne vorrebbe di più. Sì. L'aria è un momento musicale. E c'era un gioco con cui Fruit Ninja, in cui il frutto cadeva per aria nello schermo e bisognava tagliarlo con il dito. Ah. Questa è la parola mia, che... Esatto, questa è la quinta parola su cui... Com'era il gioco, scusa? Fruit Ninja mi pare si chiamasse. Che si... Fruit, cioè il frutto, cioè la mela. C'erano i frutti che cadevano e tu eri un ninja, esatto, con la lama bisognava tagliare i frutti. Almeno 4 su 5, hai ragione, ci stanno. Anche... quando hai giocato ieri. Poi un frutto che prende aria e marcisce, non lo so. Eh? Un frutto se lo lascia all'aria marcisce. Abbiamo trovato un altro collegamento. Sì. Anche ieri puntavi molto sulla musica, no? Sì. Sei partito d'accordo ieri, esatto. Se non sbaglio. Sì. Quindi è un qualcosa che ti ispira. Mi ispira sicuramente. Okay. E quindi stando alla parola musicale, no? Un'aria musicale. Pure, cos'altro può essere musicale? In qualche modo... Un musicale, ecco. Cosa può essere? Una scala? Una scala musicale. Oppure cos'altro? Un effetto musicale. Un effetto musicale. Una voce musicale. Un artista musicale. Però tu hai detto aria. Però ho detto aria, esatto. Proviamo da opera. Sì. Quando si compone anche un'aria musicale, il compositore deve lavorare molto con le proprie sensazioni, ma deve lavorare molto per comporla con la propria... indole, no, con la propria... indole, con la propria arte, con la propria... ispirazione. Sì, quindi con la... con qualcosa che... fa volare, che lo fa creare. Sì. Serve molto per creare. Sì. Che cosa? Molta ispirazione, fantasia. Fantasia, volo, volare con la fantasia. Ma fa una fantasia musicale che mi pare sia una composizione con meno regole di altre, dalle poche cose che so. Frutto, una fantasia, anche se non saprei collegarlo, non mi viene in mente niente. Pura fantasia, una fantasia pura, è una pura fantasia, nel senso è un'illazione, come no? Però comunque, opera. Opera. L'opera. Un'opera di fantasia. Anche quando si va al cinema, no? All'inizio si è scritto o alla fine. Tutti i nomi, tutti i personaggi, sono tutti i luoghi. Sono puramente casuali. Sono opere di fantasia, sono nomi di fantasia, sono sì. Situazioni di fantasia. Sono opera di fantasia. Rimane questo frutto.
Quindi tra le parole che ti sono arrivate, che ti sono arrivate nella tua immaginazione, nel tuo lavoro di immaginazione, ce ne sono due. Una è fantasia, e l'altra è aria. È aria, sì. Entrambe si incastrano apparentemente su 4 su 5. 4 su 5. Anche se fantasia col frutto non... un frutto di fantasia, non mi pare strano. Una fantasia sarebbe frutta, però forse una fantasia di frutta se fosse un piatto, una creazione culinaria. 50-50. 50-50. Che è un qualcosa che ripeti spesso. Sì. 50-50. 50-50. Perché frutto della fantasia ti sembra strano? Ah, frutto della fantasia. Frutto della fantasia, esatto. 37.500 euro. Per questa parola, che è fantasia. Questa volta era un ragionamento semplice. Per poco. Mi dispiace, Davide, sei andato vicino anche stasera. Ci riprovi ancora, sei bravissimo.